Vi ricordate che volevo spostare la presa della cucina per attaccare la friggitrice oppure la macchinetta per il caffè, insomma tutti questi elettrodomestici, il frullatore, e ogni volta devo chiudere il coperchio della cucina, altrimenti non posso accedere dietro. Allora volevo fare questo lavoro. Nei commenti, nel video che ho fatto, ho avuto dei commenti e un certo Simone mi ha detto, dice, ma perché fai così? Dice, fai una prolunga e l'attacchi direttamente. In effetti io non ci avevo pensato alla prolunga, no? Però adesso che ci ho riflettuto, poi ho detto, ma sì, è vero, tanto costa poco. E sono andato a comprare queste qua, una presa e una presa piatta, questa presa piatta qui. Adesso le ho aperte per vedere. Quindi adesso la prima cosa che dobbiamo fare è questo filo l'ho preso dal vecchio frigorifero che ho buttato e mi sono ripreso tutti i fili, ho recuperato pure della televisione che ho buttato, no? Quella con i tubi catodici, ho recuperato tutti i fili. Allora la prima cosa è tagliare a una distanza giusta che l'ho fatto già, vedete questi fili. Ecco, questo è pure troppo lungo, vediamo un po'. Ecco, questo va così. Questo così, è pure un po' troppo lungo, possiamo accorciarlo un po'. Lo tagliamo con queste pinze, senti come taglia bene. Ecco qua. Adesso andiamo a prendere lo spellafili, che è questo. Vedete quanto è simpatico questo attrezzo, vedete c'è il buco. Lo puoi regolare che più di quello non scende e non taglia. Taglia la gomma ma non taglia il filo, guardate. Ecco qua. Vedete? È proprio utile questo aggeggio. Questo è un set di, non so se ho preso a Lidl o a Brico, di attrezzi da elettricista, diciamo, ecco, vedete? E ce l'ho sempre nella famosa valigetta. Eccolo. Una volta fatto questo, con le pinze li girate un po' così, altrimenti non entrano bene. Basta con un filetto, se ne va per cavoli suoi e abbiamo perso tempo. Ecco qua. Quindi sono due lunghi e uno corto. Quello corto è la scarica a terra, la terra, e va al centro. Vedete qui. Questi li possiamo anche levare. Allora, questo va così, ecco qua. Ecco qua. Vedete come va bene? Perfetto. Prendiamo un cacciavite. Prendiamo questo. No, sì, va bene, va bene. Perché tante volte non ci entrano, che è troppo spesso è il cacciavite, no? Certi cacciaviti sono un po' spessi. Ogni cacciavite c'ha il suo scopo, no? Ecco, questo così. E qui la stessa cosa. Vedete come entra bene una volta. Ah no, non può entrare perché bisogna allargarlo. Bisogna allargare questo. Un po' duro. Perché? Vai duro. Vedete adesso il buco si vede. E mettiamo questo. Ecco qua. Perfetto. Vedete quanto è semplice fare questi lavoretti? Non è che c'è bisogno di elettricista qua, eh. Basta avere una pinza, un cacciavite. Se non avete il coso, lo spellafili fate a mano o con una taglierina, non è quello. Il problema, si spellano i fili con facilità. Ecco qua, vedete? Ricontrolliamo pure questo. Andiamo ad aprire questo. Oh, perfetto. Quindi rimettiamo al suo posto questo qui. Ecco, a posto. È messo.
Vedete? Dio, però questo è troppo grosso, è vero. Non va bene, non c'entra bene dentro. Se ne esce. Questo è classico. Questo è il cacciavite cerca fase, vedete? Qua ha una fase. Noi siamo la scarica a terra praticamente. Noi tocchiamo terra, scarichiamo a terra e facciamo una fase. L'altra fase la mettete dentro la presa. Con queste prese non si può fare, ma oppure dentro a un filo dove passa la corrente, premete così. E se si accende la lucetta vuol dire che c'è fase, c'è linea. Perché poi, ragazzi, lo sapete, la corrente sono due fili, è negativo e positivo, non è che c'è stata. Possiamo montarli allora, andiamo a vedere. È tosto, eh? Ce la faccio. Questo va bene. E questo pure, eccolo qua. Ma qui vorrebbe entrarci, ma mi sa che non c'entra, devo tagliare. Devo levare questa cosa qui, non entra dentro. Non me l'aspettavo. Devo levare ancora un po' di guaina qui, perché non entra. Ecco. Attenti a non rovinare quello sotto, il rivestimento di quello che porta la corrente, diciamo. Ecco, vedete, va bene. Oh, a posto. Quindi questo adesso ci va. Eccolo qua, perfetto. Questo va qua, questo va qua e questo va qua. Oh, mamma mia, non fanno le pinze, guardate. Riesco a metterlo. A posto, è risolto questo. Questo è risolto perché va così. Bene, rimontiamo questa allora. Questa ecco qua, infatti, vedete? Ecco qua, perfetto. Si stringe. Ricontrolliamo, sta a posto, sì. Prima di chiudere. Sempre bene. Sentite come ha scattato? Ha scattato bene. Perché questa fate un po' con le sc a scatto, diciamo, un po' con la vite che stringe, altrimenti solo a scatto non va bene. Ecco. Adesso sta stringendo, vedete? Meglio non stringere troppo, altrimenti si rompe. È pronta, questa è pronta. Adesso andiamo a montare quest'altra che io già ho predisposto. Perché per non perdere tempo, per non farvi perdere tempo, l'ho predisposto e ho tagliato pure qui questo più corto, questo della scarica terra un po' più lungo e questo più lungo ancora. E quindi li ho rimontati. Ecco qua. Ho fatto lo stesso sistema col tagliare. E adesso andiamo a metterli, vediamo. Andiamo a rimontare questa. Ecco qua. Vedete quanto è stretta? Se non facevo così, che ne facevo uno più lungo, uno medio e uno più corto, non c'entravano. Perché prima l'ho fatta la prova e no, è inutile che ve la faccio vedere. Ho visto che dopo mi si sovrapponevano perché questi erano troppo lunghi e non c'entrava anche la spazio. L'unico modo è questo. Poi c'è questo qui che va messo così, che regge il filo. Ecco, vedete? Questo. Eccolo qua. Questo si mette qua. Ecco qua. E poi si mette questa sopra. Ecco. Eccola qua. Poi si prende il cacciavite a stella qui. E si stringe.
Poi dall'altra parte si stringe pure questo. Eccolo qua. Ecco qua, abbiamo risolto. Allora, mi sembra che va bene, andiamo a provarlo. La lunghezza mi sembra giusta, proviamolo. Ecco qua, sì, va bene. Andiamo a montarla lì dove dovevamo montarla, dove dobbiamo montarla, come si dice. Dove dobbiamo andare, già Totò, dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? E quello gli fece, ma che venite dalla Valbre in Bana? Da dove venite? Vedete quanti attrezzetti? Come non va? Vado a Lido, le compro, queste sempre della Parkside sono, vedete? Parkside. Loro pensano a noi, ai bricoisti, a noi che facciamo brico. Vedete, tutti... Questi pure credo l'ho presa a Lidl, ma non sono Parkside, sono GGS. Boh. Queste sono molto belle, questa serie. Quindi per fare questo lavoro, se lo volete fare da solo, è chiaro che dovete farlo da solo, mica potete andare da un elettricista per questa stupidaggine. Lo dovete fare assolutamente da soli, sti lavoretti. Allora, avete bisogno di una pinza, un taglia, uno spellafili, che insomma, serve o non serve. Un'altra pinzetta che pure questa serve e non serve, un cacciavite spiatto, un cacciavite a stella, un cacciavite piccolino, insomma, un po' di attrezzi. Ecco, adesso andiamo a levare questi montezzaio che ho fatto qui. Questi potrebbero essere utili? Non lo so, non me li tengo. Vedete? Questi potrebbero essere utili, non li butto. Vediamo se li riesco a tagliare dritti. Ecco. Queste fanno la barba, come si dice, sono come le lamette. È buono st'acciaio, secondo me. GS Chromium Vanadium, CRV, Chromium Vanadium. Quindi è un acciaio buono, non la Lidl fa, ha dei bei prodotti. Ah. Vedete? Mo' li faccio dritti questi. Non serve, però, visto che mi ci trovo. Ecco qua, vedete come taglia bene. Ma anche queste, Chromium Vanadium, pure questo è buono, eh. Ma non lo so. Ok, leviamo questi montezzaio da sopra la scrivania e andiamo. Buttiamo nell'immondizia nell'indifferenziato. Andiamo a posizionare questa prolunga lì dove abbiamo deciso di fare. Ok, passo e chiudo. Allora, come vi ho fatto vedere l'altra volta, vedete queste prese stanno proprio dietro il coperchio della... O lo dovrei levare, ma poi sono pure brutto a vedersi. Guardate, questa è una casa molto vecchia. C'erano le prese della Telecom qui. Ma poi le conoscete pure dalle maioliche, vedete, con i fiori. Adesso non vanno più di moda. Quindi se io chiudo questa, cioè apro perché deve stare... io non posso prendere la corrente. Ogni volta devo richiuderla. Adesso noi andiamo a inserire questo che ho messo io, lo mettiamo qui, vediamo, eccolo qua, perfetto. E andiamo a vedere se ci riesco ad aprirlo, perché se no devo comprare un'altra ancora più piatta. Ah, perfetto, rimane aperto perfettamente, vedete? E questo qui è a disposizione, lo possiamo mettere qui, lo possiamo mettere così. E quando serve, certo, non è bello a vedersi, però, ma che ci frega. Quando serve ci si attacca a qualunque elettrodomestico, perché qui c'è un bel piano di lavoro. Ok, allora, secondo me ho fatto un lavoro molto utile. Poi quando avrò voglia potrò anche spostarla la presa, però insomma non vale manco la pena per questo poco che serve. Va bene, allora, se questo video vi è piaciuto, un bel mi piace e al prossimo video.